Buonasera e ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today, settimana di allenamenti a Casteldebole per il Bologna che culminerà con l'amichevole di venerdì contro il Monaco al centro tecnico a porte chiuse a causa dei lavori che si stanno svolgendo proprio in questi giorni a Casteldebole con il gruppo Zirze, Irazuzi e anche Fanoi, donc, mentre è ancora differenziato l'allenamento per Orsolini per il quale sembra però sempre più vicino il rinnovo. Allora andiamo a fare il punto su questi primi giorni di allenamento a Casteldebole e anche sul mercato con il servizio di Luca Pinterle. Zirkzee e Lazuzi Fanoidonk sembra uno scioglilingua, in realtà sono le aggiunte post ritiro al gruppo di Thiago Motta. Paesi bassi e aspettative alte, i tre olandesini del Bologna hanno voglia di farsi notare nella stagione che verrà. Scalpita per primo Fanoidonk, figlio d'arte del leggendario Pierre, che vuole dimostrare di essere all'altezza della Serie A dopo i 16 gol segnati nel campionato olandese. Il Bologna però vorrebbe monetizzare cedendo il ragazzo. Thiago Motta non lo ha portato in ritiro, ma da oggi, dopo diverse valutazioni, ritorna a lavorare coi suoi compagni, l'unico tra l'altro fra i rientranti dai prestiti ad avere una chance. Lo cerca il Feyenoord, squadra di papà, che prova ad inserire l'esterno Bullaud nell'operazione per abbassare il prezzo, ma il tutto sembra poco allettante e di concreto a Casteldebole non è arrivato nulla. Studia sulle orme di Schouten il neoacquisto e Lazuzi, come Fanoidonk di origini marocchine, nazionale per cui lui però ha scelto di giocare. Un play di rottura che ha voglia di crescere e di mettersi in mostra, così come Zirkzee che ripete costantemente di aver voglia di giocare. Arnautovic è parso in grande spolvero in ritiro e adesso starà a Joshua a ritagliarsi il suo spazio per potenziare l'attacco di Motta. Attacco che trova conferme con il rinnovo molto vicino di Orsolini che lavora in maniera differenziata e prova ad avere un plus dal mercato con Bernardeschi che a Sky ieri ha aperto le porte dell'Italia. E abbiamo sentito ieri le dichiarazioni proprio di Federico Bernardeschi a Sky, il giocatore che è in forza al Toronto, ha su di sé l'interesse di varie squadre italiane, non c'è solo il Bologna, è stato accostato il suo nome anche all'Atalanta e anche al Napoli. Allora facciamo un passo indietro, andiamo ad ascoltare proprio le dichiarazioni di Bernardeschi ieri sera a Sky. Guarda, sì, la Champions mi manca anche un po' l'Italia, no, ma è normale, essendo italiano, quello è casa mia, ed è normale che un po' manchi. No, ti posso dire che al momento sono un giocatore del Toronto e a Toronto sto bene. Qualora ci dovessero essere delle opportunità, le valuterò insieme al club con grande sincerità e onestà e ovviamente non ti nascondo che fa sempre piacere ricevere delle attenzioni perché comunque ricevere delle attenzioni fa piacere a tutti, no? Quindi di questo sono molto lusingato e sono molto grato. Vediamo come si evolverà la situazione. Queste le parole di Bernardeschi in merito proprio all'interesse di varie squadre italiane su di lui. Domani doppio allenamento a Casteldebole per la squadra guidata da Thiago Motta. Ora il basket con la Fortitudo che attende le firme, il passaggio ufficiale della proprietà, passaggio ufficiale che potrebbe slittare di qualche giorno alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima settimana, ma non è in discussione. Si attendono dunque gli annunci per quello che riguarda la cordata guidata da Stefano Tedeschi. Notizie invece per la Virtus, in particolare per il coach Sergio Scariolo. Grande riconoscimento proprio per il coach Scariolo, l'autorevole quotidiano spagnolo Marca gli consegnerà il premio destinato alle leggende dello sport come miglior allenatore della storia della nazionale spagnola con la quale ha vinto un mondiale e 4 europei, il più recente nel 2022. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Madrid giovedì alle 19:30 e vedrà Scariolo unirsi ad una lista di vincitori di grande spicco creata dal 1997 in poi, ovvero da quando il premio è stato istituito, che conta vincitori come Maradona, come Zidane, Pelé, Michael Jordan, insomma, e altri campionissimi. Questo dunque è il premio riservato al coach, che ha personalmente ringraziato con un messaggio sui social scrivendo: molte grazie a Marca e a tutti coloro che mi stanno accompagnando in questa incredibile avventura. Questo dunque è Sergio Scariolo che riceverà il premio di Marca.
Ora passiamo invece al nuoto pinnato con Giulia Bruni del Record Team Bologna, che abbiamo sentito alcune settimane fa dopo i successi al Mondiale Juniores. Ora ha conquistato l'oro individuale ai campionati europei assoluti in Ungheria. Sentiamo. Dopo i mondiali junior al Cairo il mese scorso, e sono andati in Ungheria con la nazionale assoluta a Godollo. E quindi eravamo 14 ragazzi con 3 allenatori e è stata una bella esperienza, soprattutto perché c'erano atleti che non avevo mai, cioè avevo sempre visto in TV, diciamo, guardando anche solo l'anno scorso i mondiali che c'erano assoluti, e quindi ho avuto un po' l'occasione di mettermi in questo nuovo mondo, anche se c'erano già delle atlete che conoscevo, perché c'erano l'anno scorso in Polonia gli europei giovanili. E che cosa hai vinto in queste? Perché vedo tante medaglie al tuo collo. Ho vinto i 100 metri mono e sopra, e sono arrivate terze nella staffetta 4x50 mista con Valentina Crivello, Guglielma Licicco e Lorenzo Caronno, e sono arrivata terza nei 50 apnea. 50 o 100 preferisci? Qual è la tua specialità adesso? In questo momento, in quest'anno in generale, sto andando meglio nei 100 e sto migliorando molto anche nei 50 apnea, però se vogliamo parlare di superficie, i 100 sto andando molto meglio, cioè sto andando a migliorare man mano, diciamo. Qual è stato l'impatto con la nazionale maggiore? È stato bello, nel senso che e comunque i ragazzi sono sempre stati molto inclusivi anche nei confronti di noi under 18, che eravamo 4 ragazze, e è stato molto bello, molto simpatici. Poi avevo il mio compagno di squadra Edoardo Di Clerico che era con me, quindi comunque conoscevo e mi metteva molto nel gruppo, però sì, è stato bello. Ti è mancato non avere il tuo tecnico? Sì, nel senso che comunque i tecnici nazionali sono competenti tutto, però sicuramente avere il proprio tecnico che sa come nuoti, sa già dove sbagli, sa le minime correzioni che dovrebbe fare, sicuramente aiuta molto di più, però sì. Adesso un ultimo passaggio prima delle vacanze, quando sarai impegnata e dove? E andiamo questo weekend a Viverone in Piemonte a fare una prova di Coppa Italia di gare di fondo, quindi sarà in un lago. E tra di noi nella Società Record Team ci sono vari atleti abbastanza forti in fondo, come Davide Le Ceglie e Angela Trevisani, che sono entrambi campioni del mondo, che hanno vinto l'anno scorso in nazionale proprio a Viverone, che si erano tenuti i mondiali di fondo. E in chiusura una notizia di scherma relativa all'atleta della Virtus, Luigi Samele, che visto che la sua avventura ai mondiali di scherma che sono in corso a Milano termina agli ottavi. Lo statunitense Dershowitz infatti vince nettamente 15-6. E siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Sport Today. Grazie a tutti per averci seguito e una buona serata.